Le cose che non dici, di Yuki 21, capitolo 27. Un passo avanti e qualcosa si rompe. Reika, oggi compio 18 anni, ma almeno le mie mani sono integre. Sai, Max, io non ti ho mai creduto. La mamma, lei sì che ti credeva. Ogni volta che le dicevi che avresti smesso, ogni volta che giuravi che non sarebbe più successo, lei si portava le mani al cuore e ti diceva di sì. Confermava le tue parole con le lacrime agli occhi. Ti credeva disperatamente, tanto da annientarsi. Io invece non ho mai avuto fiducia in te. Io sono cresciuta sapendo che non avevo un padre, dicendomi che mia madre era una stupida illusa. Il giorno in cui mi hai parlato di quella nuova donna sono esplosa. Come potevo accettare che tu, proprio tu, potessi guarire per una perfetta estranea quando non eri stato capace di farlo né per mia madre né per me? Il mio Hiro cercava di consolarmi quel giorno, forse ingenuamente anche lui ti ha creduto. Ma io no, non l'ho mai fatto. Ed oggi in particolare posso gridartelo in faccia che ti odio, anche se per farlo sono costretta ad ingoiare il mio sangue. Un passo indietro. Il suono della sirena è una musica piacevole. È stonata, fastidiosa, e anche a voler concentrarmi non riesco ad individuare le sue note. Le persone che sono con me sono ancora peggio. Le loro voci sono sgraziate, male accordate, veramente tremenda da udire. Si parla di aghi, di flebo, di qualcosa che non va al viso. Armeggiano sul mio corpo e tentano di sciogliere il mio braccio silenzioso. Esatto, mi sto abbracciando. Le mani sono strette sotto le ascelle, le braccia premono sul seno schiacciandolo. Urlano di rilassarmi, di stare tranquilla, di lasciarli fare, ma io non cedo. Il mio corpo è distrutto, la mia anima piange, il cuore fa male, ma nonostante tutto, ancora una volta, le mie mani sono salve. Hiroshi. Sono uscito da scuola senza guardarmi una sola volta indietro. Ho ancora il cellulare stretto in mano mentre con l'altra cerco le chiavi dell'auto. Nel parcheggio vedo la BMW di Sasuke ed avverto il forte desiderio di farla a pezzi. Ma ora non ne ho il tempo. Sul display del mio telefono c'è ancora il nome di Genjo impresso. Ha detto solo poche parole, tra cui il nome dell'ospedale dove stanno portando Reika. Salgo in auto e cerco di respirare in maniera regolare, ma sto tremando violentemente. Faccio uno sforzo sovrumano per costringermi a calmarmi e a fare tutte quelle solite mosse che ogni giorno compio nel mio veicolo. Avanti, Roshi, puoi farcela. Infila le chiavi, accendi il quadro dell'auto, indossa la cintura di sicurezza, ingrana la marcia e dai gas. Puoi farcela, non fermarti. Puoi farcela, puoi arrivare da lei. Per favore, devi farcela, lei ti sta aspettando. Reika. La puzza di disinfettante mi dà un gran fastidio. Mi viene da vomitare, ma forse non è a causa del cattivo odore. Devo essere qui dentro da un pezzo. L'ultima cosa che ricordo è il rosso dei capelli di Genjo. Che splendida voce che ha quel ragazzo. Così potente, così intonata, eppure nemmeno la sua è bella quanto quella di Sasuke. Sasuke. E finalmente al suo pensiero urlo con quanto fiato in corpo tutto il mio odio e il dolore. Genjo. Che cazzo di storia? Cerco di contattare mio padre ma non mi risponde. Mi sale una rabbia tale che do un calcio incontrollato al muro. Le infermiere mi guardano e parlano sottovoce. Maledizione. Se solo io e mio padre fossimo arrivati un poco prima. Mentre formulo questo pensiero vedo Hiroshi giungere di corsa. È bianco e visibilmente agitato. Ha gli occhi spalancati, mi guarda ma non mi vede. Gli vado incontro e lo afferro per le spalle scuotendolo quel tanto che basta per avere la sua concentrazione. Ha gli occhi rossi di pianto. Dov'è Reishan? Prendo fiato e mi concentro. So che ora inizieranno una lunga serie di domande. Ne ho anch'io da fare in realtà, ma adesso devo dedicarmi solo a questo ragazzo. A parte lui, non so chi altri avrei potuto chiamare. O meglio, lo so, ma lei ha chiesto espressamente di Hiroshi. È dentro, la stanno visitando, ci vorrà un po'. Che è successo? È stato lui? Da questa domanda comprendo che Hiroshi sa già chi è il colpevole. Il che mi fa supporre che questa non è la prima volta che accade un fatto del genere. Accidenti. Devo assolutamente contattare mio padre. È stato il padre. Quando siamo arrivati a casa, King purtroppo era già tardi. Mi dispiace. Dannazione! Hiroshi urla e dà un colpo piuttosto forte contro la mia spalla. Fa male, ma incasso e resto muto. Se non lo lascio sfogare, questo ragazzo cadrà in pezzi. Trema furiosamente e è del tutto fuori controllo. Ma ora ho bisogno che torni in sé, altrimenti non potrà essere d'aiuto a Reika.
Ho chiamato subito un'ambulanza mentre mio padre si occupava di quello stronzo. Sono rimasto vicino a lei tutto il tempo. Era ancora cosciente, anche se mi spiace dirlo, ma era ridotta piuttosto male, Hiroshi. Prima di perdere i sensi mi ha detto di chiamarti. Ho pensato subito a te, non ho chiesto altro. Grazie per essere stato accanto. Io volevo esserci oggi in particolare. Sapevo che avrebbe parlato con Max, ma lei, nonostante tutto, lei ha detto che Sasuke l'avrebbe subito raggiunta, che glielo aveva promesso mesi fa e che non l'avrebbe delusa. Maledizione, non dovevo fidarmi di Kawashima. Dovevo stare lì con lei. Io dovevo immaginare che non poteva essere ancora finita. Ancora? Ora siediti e raccontami tutto quello che non so. Reika aveva già parlato con mio padre a proposito di un'eredità. Ma se c'è dell'altro sotto che coinvolge suo padre, devi dirmelo e ora. Io ti giuro che quello la pagherà molto cara. Hiroshi mi guarda con le lacrime agli occhi, stringendo i pugni fino a conficcarsi le unghie nella carne. Allora capisco che questa di sicuro non è la prima volta che quello schifo d'uomo la picchia. Che Reika ha bisogno d'aiuto e che mio padre può fare qualcosa. Faccio sedere Hiro e lo invito a raccontarmi tutto. E il tutto che arriva è una lunga storia di dolore. Sasuke. Teme, ma che cavolo hai fatto? Ryo è venuto in infermeria non appena ha saputo della mia aggressione. E che cazzo? Non so come altro chiamarla, visto che quello mi ha saltato addosso colpendomi in pieno viso. Porca miseria, sarà pure meno virile di me, ma un destro niente male. Faccio cenno a Ryo di tacere. C'è ancora la dottoressa della stanza. Quando quella esce si volta verso il mio amico e lo invita a convincermi a confessare che è stato a ridurmi così. Allora, chi è stato? Indovina. E dai Sasuke, lo so che mezza scuola vuole farti il culo da tempo, ma ultimamente mi sembrava che le cose ti andassero bene, che tu fossi più sopportabile, direi. Evidentemente mi sbagliavo. Chi è stato? Fisso il dobe negli occhi e gli dico, sputando fuori il suo nome come veleno. Hiroshi. Eh? Hiro-kun, quell'Hiro-kun. Vuoi dire che sa usare le mani anche per picchiare, non solo per dipingere? Pensa te. Ti sembra il caso di fare dell'ironia? Io lo ammazzo a quel bastardo. Ryo si mette seduto di fronte al mio letto. Tengo del ghiaccio sintetico sullo zigomo colpito. Fa un male del diavolo. Senti Sasuke, che gli hai combinato per generare una simile reazione? Ma che dici, idiota? Io non gli ho fatto un bel niente. Parlavamo in corridoio e quello all'improvviso ha dato di matto. Ryo sembra pensarci su. Ma che cazzo hanno tutti oggi? Ok, beh, allora dimmi di cosa stavate parlando, o più precisamente, quali sono state le sue parole per farlo scattare in quel modo? Ma che hai anche tu oggi? Credi che sia colpa mia? È stato lui. È colpa di quello. Quello ti ha colpito, ho capito. Ma tu che gli hai detto? Perché vedi, Teme, se non l'hai ancora denunciato ai professori, vuol dire che sei consapevole che è anche colpa tua. E l'unica persona che ti mette in crisi in maniera tale da dubitare di te stesso è Reika. Quindi, che hai detto a Hiroshi su Rei-chan? Ma possibile che questo scemo riesca ad avere degli attacchi di intelligenza improvvisa solo quando si tratta degli affari miei? Che giornata di merda. Nulla di così tragico. Mi ha chiesto perché non ero con Reika. Gli ho spiegato che questa mattina aveva avuto da fare e che sarei andato da lei più tardi. E quello è esploso. Rei-chan oggi non è venuto a scuola. Dov'è Sasuke? È rimasto a casa. Oggi è il suo compleanno e quindi ha saltato la scuola. E tu dovevi essere con lei? Ma che è un interrogatorio? Dovevo passare da lei questa mattina, ma ho avuto una riunione alla Kawashima Industry con Takashi. Le ho mandato un messaggio per avvisarla, ma non ha risposto. Si sarà risentita, che ne so. Mica posso dividermi in due e comunque sarei passato da lei dopo aver consegnato alcuni moduli qui alla segreteria della scuola. Che ci sarà di così grave? Si vede che lei si è lamentata con Hiroshi e quello ha ben pensato di fare lo stronzo con me. Ma non li sopporto quando spettegolano insieme alle mie spalle. Ryo è stranamente silenzioso. Si alza e controlla la mia faccia. Ha uno sguardo strano. Diverso. Che c'è, scemo? Avanti, parla. Tu negli ultimi tempi non sei più tu. Ma che dici? Sei diverso, sei peggiorato a dirla tutta. Senti, è il compleanno della tua ragazza e lei ti chiede di passarlo insieme. Non è una cosa strana, al contrario, è bella. E qualche mese fa non avresti mai saltato un appuntamento con lei. Ma ultimamente lo fai. E lo fai non solo con Reika, ma con tutti noi. Sei sempre di corsa, sempre con la testa altrove. Pensi solo alla Kawashima Industry. Ma che ti prende, Sasuke?
Diavolo, parli come Ray. Forse ti ci dovevi fidanzare davvero tu. Sareste andati d'accordo con tutte quelle idee di romanticismo che vi passano per la testa. Sto solo facendo quello che devo in quanto Kawashima. Che c'è di sbagliato in questo? Ryo diventa leggermente rosso. Le sue guance si imporporano quando la rabbia gli sale dentro. Ci manca solo che mi colpisca anche lui. Di un po', Sasuke. Che c'è di sbagliato quando era Takashi a comportarsi così con te? Cazzo. Ha colpito e affondato. Sei uno stronzo, Sasuke. Lo sai, più del solito. Ryo esce dall'infermeria senza aggiungere altro. Io lancio in un gesto di frustrazione il ghiaccio sintetico contro il muro. Rientra la dottoressa che mi guarda strano. Allora? Vuoi denunciare chi ti ha conciato così? No. E me ne vado. Hiroshi. Genjo mi ha ascoltato senza interrompere. Anni e anni di violenze fisiche e psicologiche. Per quasi 2 ore gli ho raccontato questo schifo. Lui non ha detto nulla. Non ha giudicato. Non se n'è uscito con banalità. Alla fine si è alzato e si è allontanato. Tenta di nuovo di chiamare suo padre. Sono sicuro che questa volta le cose andranno diversamente. Oggi non sono solo col peso del dolore di Reika sulle spalle. C'è qualcun altro qui con me. E tramite Genjo, Max stavolta sarà punito duramente. Un dottore esce e a voce alta domanda chi sono i parenti della signorina King. Gli corro incontro. Come sta Reika? Lei è un parente? Sempre la stessa domanda. Spero che questa sia l'ultima volta che dico questa bugia. Sono suo cugino. La famiglia è fuori città, può parlare con me. Per favore, mi dica come sta. Tua cugina ha subito un'aggressione. Ha diversi ematomi sparsi sul corpo e ha ricevuto un colpo dritto in faccia che le ha lesionato l'occhio destro. Ha avuto un distacco parziale della retina. Comunque nel complesso non c'è nulla di reparabile. Non è in pericolo, non preoccuparti. Tra poco potrai vederla. Aspetta qui che un'infermiera venga a chiamarti. Grazie, dottore. Dovere. Avvisa i suoi genitori, cioè i tuoi zii. Questa frase viene sottolineata. Non ha creduto nemmeno per un istante che fossi un parente di Reika, ma devo avergli fatto una tale pena che mi ha comunque esposto le sue condizioni. Quando il dottore si allontana, io sprofondo sul divano. Genjo arriva dopo qualche secondo. Che è successo? Hai parlato coi dottori? Come sta? Guardo gli occhi scuri di questo ragazzo quasi sconosciuto che oggi è qui con me. Lui che oggi ha salvato il mio tesoro più grande. Mi alzo e lo abbraccio con una forza impressionante. Riesco solo a sussurrare un «se la caverà». E Genjo ricambia sollevato il mio braccio.